Televisione italiane, stazioni di Radio 1. In collegamento diretto con l'Auditorium di Torino, stagione sinfonica pubblica d'autunno della Radio Televisione italiana. Concerto sinfonico diretto da Andrzej Markowski. Giacomo Manzoni, suite Robespierre, dalle scene musicali, per soli, recitanti, coro e orchestra. Su testi di Robespierre ed altri, ordinati da Giacomo Manzoni e Virginio Puecher e con la collaborazione di Luigi Pestalozza. Prima esecuzione assoluta. Orchestra Sinfonica e Coro di Torino della Radio Televisione Italiana. Maestro del coro Fulvio Angius. Solisti: Slav Kataskova Paoletti, Eva Ciapo e Gianna Log, soprani. Clara Foti, mezzo soprano. Claudio Desderi, baritono. Alfredo Giacomotti, basso. Anna Marcelli e Claudio Parachinetto, recitanti. Yeah.
Robespierre. L'ora fugge. Il tempo prezioso passa.
Thank you.
andiamo in Piazza della Federazione. Funzionari pubblici e cittadini, cittadini armati o non armati, andiamo a offrire un sacrificio espiatorio sull'altare della libertà. Ahimè, da qualche tempo la sua statua è coperta con un velo funebre. Andiamo a levarlo, andiamo a purificare i mani giustamente irritati di tanti cittadini virtuosi. Magistrati del popolo, confusi tra noi, vengono ad accrescere il fasto di questa augusta cerimonia. Uno spettacolo ignoto, quello di un grande popolo libero e virtuoso. Della libertà, dell'ordine, della fraternità, proprio nel luogo che in seguito voi avete ricoperto con le ombre della morte. Oh!
grandi assemblee risvegliò nel mio cuore un sentimento sublime e soave che mi legò per sempre alla causa del popolo con legami ben più forti di tutte le fredde formule di giuramenti inventate dalle leggi. Lanciato da 100.000 cittadini. Viva la Repubblica! Thank you.
eseguita la suite Robespierre dalle scene musicali per soli, recitanti, coro e orchestra di Giacomo Manzoni. Solisti Slavka Taskova Paoletti, Eva Ciapo e Gianna Log, soprani. Clara Foti, mezzo soprano. Claudio Desderi, baritono. Alfredo Giacomotti, basso. Anna Marcelli e Claudio Parachinetto, recitanti. In collegamento diretto con l'Auditorium di Torino, per la stagione sinfonica pubblica d'autunno della Radio Televisione Italiana, abbiamo trasmesso la prima parte del concerto sinfonico diretto da Andrzej Markowski. Orchestra Sinfonica e Coro di Torino della Radio Televisione Italiana. Maestro del coro, Fulvio Angius.